L'ormai famosa mozione sullo sgombero dell'asilo occupato di Viale Duca degli Abruzzi sul piatto del Consiglio Comunale di oggi. Una mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Roberto Junior Silveri. Una mozione che chiede lo sgombero dello stabile che da dopo il sisma si è connotato per aver ospitato diverse associazioni del territorio che non avevano una sede. A chi dice che lo stabile era libero da gennaio a causa di problemi sopraggiunti con i nuovi terremoti, Silveri replica così. Innanzitutto lo stabile non è vuoto. Lo stabile oggi è inaccessibile all'amministrazione, ci sono lucchetti e catene. E un'altra cosa che dimostra le varie attività appunto fatte lì dentro è il fatto che il contatore, l'utenza, è stata staccata, guarda caso, soltanto l'altro ieri. E poi è bene anche ricordare, come segnalano i vicini, lì si sono sempre fatte attività anche durante quest'estate. Nessun problema politico ideologico dunque, dice il capogruppo. Siamo disposti a parlare e dialogare con le associazioni. Per quello vogliamo conoscere i nomi dei rappresentanti. Nella mozione c'è anche la volontà di andare a individuare i soggetti protagonisti di questa occupazione, che molto spesso si nascondono, anzi scusate sempre, si nascondono dietro delle sigle e delle associazioni, ma non sappiamo veramente i nomi di queste persone. È bene identificarli, chiarire con loro determinati aspetti e aprire un percorso condiviso di partecipazione, chiaramente. Il consigliere comunale Carla Cimoroni, da sempre vicino a queste associazioni, giudica gravissima la mozione dal punto di vista politico invece. Grottesca pure perché chiede l'identificazione dei presidenti o dei rappresentanti legali delle associazioni che sono state vicine, hanno attraversato l'asilo in questi anni, hanno organizzato insieme agli attivisti dell'asilo tante manifestazioni culturali, sociali, di aggregazione tra quelle mura. Una sono io, cioè voglio dire, non è che bisogna scomodare l'ordine, le forze dell'ordine per identificare dei rappresentanti legali di associazioni che sono assolutamente noti. La cosa grave è il contenuto politico, cioè il pensare di gestire un bisogno di socialità e di aggregazione soprattutto da parte dei giovani come una questione di ordine pubblico, cioè di relegare tutta la fame di spazi sociali che in questa città semplicemente a questione di ordine pubblico. Questo è veramente pericoloso.